Eccoci qua, diretta. Buongiorno, benvenuti a tutti. Oggi, più che la zuppa di porro, ci occupiamo degli insulti, dei quali io non mi preoccupo molto. Riguardano No Tap. In queste settimane, io ho scritto un pezzo sul giornale in cui dicevo una cosa molto semplice, e cioè che stiamo facendo questo gran casino per 200 olivi secolari che vengono espiantati e poi rimessi in quel luogo, c'è chi dice che sono 10.000 addirittura, vengono rimessi in quel luogo dopo che è stato messo un tubo e il terminale di una infrastruttura molto importante che parte dall'Azerbaigian. Non sono l'unico a dire questa cosa, ci sono molti che la pensano invece che questi 200 olivi sono la fine del mondo, così come la decrescita è la cosa più bella del mondo. Io mi sono limitato a scrivere soltanto un pezzo, cara senatrice Barbara Lezzi, no? So tutto io, so tutto io. Il pezzo, se l'avessi letto e ti fossi informata, cosa che evidentemente il tuo ufficio stampa Rocco Casalino non ha fatto, diceva una cosa semplice, che anch'io c'ho un'azienda in Puglia, anch'io ho degli oliveti in Puglia, anche i miei sono secolari e anche io sono stato espropriato, non come hanno fatto a No Tap, mi hanno ucciso 200-300 piante rase al suolo perché doveva passare il tubo dell'acquedotto pugliese. Ho semplicemente detto questo, e ho detto che qualche volta lo Stato espropria, solo che per i miei oliveti se ne sono fottuti tutti, ma per questi c'è la fine del mondo. Ho scritto questa cosa, da questa cosa sono stato riempito di insulti, ma insulti sono: pezzo di merda, giornalaio, vaffanculo, sei una merda, ti veniamo a prendere, ficcati il tubo nel culo. Scusate la volgarità, ma sono queste le cose che mi hanno scritto dopo che ho scritto un pezzo banale in cui dicevo la mia idea. Ho detto che questi sono dei cretini, perché uno che mi dice ficcati come si dice, un tubo nel culo, voi pensate che sia un argomento di conversazione? Potete vederlo, molti di questi sono qua sulle pagine di Facebook. Se non che il genio, una favolosa capopopolo, che peraltro ho invitato qualche volta a Virus quando lavoravo in Rai, Barbara Lezzi, una senatrice della Repubblica, che voglio dire è forte, no? Quando è sulla rete, perché in realtà questi sono i suoi elettori, dice: Nicola Porro, organizza una puntata su TAP. E qua va benissimo. Entriamo nel merito della questione, così vediamo chi è cretino. Cioè, io sono cretino, effettivamente ci sta, fino a qua siamo a posto, perché se io do del cretino a qualcuno, anche se rispondo all'insulto, ci può stare che la senatrice si metta da una parte. Dovrai chiedere scusa per il tuo eccesso di maleducazione nei confronti dei cittadini del Salento, che ti assicuro, al contrario di quanto affermi, che faresti tu. Non prendono a calci in culo neanche chi come te li merita. Cioè, lei mi sta dicendo che io merito i calci nel culo. Allora, la senatrice del Regno dice che io merito i calci nel culo. Per me pure molte persone meritano i calci nel culo. Non mi appassiona l'idea chi merita i calci nel culo. Ma la cosa che mi diverte moltissimo è che ho scritto alla senatrice: cara Barbara Lezzi, prima chiedi il permesso a Rocco Casalino, perché Rocco Casalino non ti fa venire con un contraddittorio vero in trasmissione. Vuole solo i giornalisti amici, vuole i politici amici. Vogliamo vedere un bel contraddittorio. Voglio vedere se la Lezzi viene, a parte il fatto che è una tale banalità TAP. Si fa il gasdotto, è stato eletto da tutti, è stato scelto da tutti, non si possono mettere i bambini davanti alle macchine della polizia. Io quello lo considero veramente delinquenziale. Vabbè, comunque, e le scrivo. E a proposito di calci in culo, forse è il caso che tu tenga a bada i bolori dei tuoi fan che hanno preso alla lettera il concetto di vaffanculo, che non mi sembra nasca da Porro o da questi giornalisti, ma nasce da voi il vaffadei, il vaffanculo. A me mi parli di maleducazione, Barbara Lezzi! Cioè, la maleducazione me ne parli a me? Ma fatti un esame di coscienza, il tuo movimento nasce su un grande vaffanculo e ci rompi i coglioni a noi sulla maleducazione. È favolosa. Ciao, spero a presto, Casilino permettendo, le dico. Allora, caro Rocco Casilino e cara Barbara Lezzi, facciamo una bella cosa, anche se mi sa che Mediaset per questo tema, che è molto banale, è banale, sono 200 alberi, togliamoli, basta, poi li ripiantiamo. Ma veramente dobbiamo pensare che in Italia non si possono togliere 200 amp e poi rimetterli dopo? Io la trovo una cosa incredibile. Ma quando la politica, come Barbara Lezzi, diventa vittima della sua ideologia, beh, allora lì un po' sì, François, gli insulti vergognosi io me ne frego, ma quando Barbara Lezzi, la senatrice del Regno d'Italia, salentina, vuole raccogliere 4-5 voti perché se la prende con me, lo faccia! Ma chi se ne frega? Io sono d'accordo a essere preso per il culo da Barbara Lezzi, anzi a essere preso a calci nel culo dai salentini. Facciamo così: prendetemi a calci nel culo, salentini, ma io rimango delle mie idee. Se
Non si possono espiantare 200 piante per poi rimetterle, perché avete scoperto, come dice Vulpio, che c'è la mafia dell'Azerbaigian, che ci sono gli inquinamenti, che il gas va in Europa e quindi siccome va in Europa lo mettiamo in Salento, che si potevano mettere da un'altra parte e non in Salento. Tutto avete scoperto perché non si può mettere quel tubo là. Allora ragazzi, io veramente mi sento non pugliese, non salentino, non italiano, ma soprattutto non mi sento un fan di questi che dicono che io sono maleducato e sono diventati i principi del vaffanculo. Fanculo. Se io fossi maleducato oggi lo direi con tanti altri giornalisti, avete veramente rotto. Ciao.